stato chiesto di parlare di che cosa faccia il nostro counselor. Alcuni di voi già sanno che io formo professionisti nelle relazioni d'aiuto, nello specifico oggi parlerò del counselor olistico. Il nostro counselor olistico viene da noi formato con alcune competenze specifiche che non si fanno in altre scuole. E allora, siccome mi è stato proprio chiesto, ma che differenza passa tra il counselor che formate voi e un counselor che si forma in altre scuole? Giustamente una domanda più che lecita. E chi può aderire a questo progetto? Ora, possono aderire a questo progetto tutte le creature che sono già in un percorso olistico, quindi hanno già fatto un triennio anche da qualche altra parte, oltre che da noi, e quindi hanno già delle competenze che possono essere quelle del naturopata, dell'insegnante di yoga, del coach, oppure anche degli altri counselor che arrivano da altre scuole, magari ad indirizzo più relazionale, più psicologico, e che vogliono invece integrare nelle loro competenze delle attività differenti, più creative, diciamo più adatte al mondo olistico, e potersele anche spendere, perché noi insegniamo un lavoro, quindi noi non forniamo della teoria, noi insegniamo a lavorare nel campo della relazione d'aiuto. Quindi chi può già arrivare con un percorso di questo tipo può tranquillamente subentrare in quello che è l'anno integrativo. Sono circa 13-14 weekend in cui nella relazione d'aiuto uno completa il suo percorso e diventa un counselor autorizzato a lavorare. Ora, se uno invece vuole completamente cambiare vita e arriva dell'olismo ha solo una grande e ardente passione, non c'è problema, noi abbiamo anche altri indirizzi che sono quelli del coach e del motivatore, quindi noi in realtà possiamo anche formare da zero. Con circa 2 anni e mezzo siamo in grado di formare da zero un coach insegnandogli il nostro lavoro, cioè noi insegniamo il nostro lavoro. Ovviamente si sfonda una porta aperta perché per me è il lavoro più bello che ci sia. Ma oggi non voglio parlare del motivatore, magari ne parlerò in altre dirette. Oggi vorrei soffermarmi proprio su il nostro tipo di counselor olistico ad indirizzo motivazionale. Perché? Perché a mio avviso ha delle caratteristiche uniche. Allora, intanto partirei da una delle materie che mi è più cara, che è lo storytelling. Lo storytelling che insegno a fare nelle sessioni individuali di counseling è uno storytelling assolutamente creativo, che si basa sulla capacità di sapersi narrare. Quindi attraverso la narrazione noi possiamo esporre il nostro vissuto e intraprendere quello che viene chiamato un autentico viaggio dell'eroe, in cui io esco, entro che sono Monia ed esco che sono la Monia punto zero. E i miei studenti, che sono attualmente dei counselor, lo sanno bene che cosa significa fare un viaggio di questo tipo. È una vera e propria trasformazione, si cambia pelle in tutti i sensi, dentro e fuori. E loro lo possono dire. Anzi, se qualcuno in diretta dei miei counselor è qui e non sta lavorando in questo momento, magari riesce anche a raccontarci un pochino più dettagli. È un percorso unico, si scava su di sé e si impara a far scavare il cliente. Scavando noi possiamo trovare delle modalità e trovare degli argini di miglioramento, trovare anche dei cliché che si ripetono e che non ci fanno splendere, perché quando noi ci raccontiamo siamo in grado di farlo, siamo in grado di capire meglio che cosa c'è che non va e a uscire da quella che mi piace chiamare vuota del criceto. Quindi riconoscere il nuovo me è sicuramente, e le dinamiche per arrivare a questo nuovo me, sicuramente è una delle materie dello storytelling, che lo storytelling è in grado di fare. Mi collego poi in maniera trasversale a una parte più legata all'arte terapia. Io sono anche un maestro d'arte, per cui ho utilizzato tutta quella che è la mia competenza dal punto di vista, diciamo, artistico e creativo, messa insieme al counseling, e ne ho creato un sistema molto interessante a mio avviso per quanto riguarda le consulenze. Ho ideato delle tavole oniriche con le quali il counselor può fare le proprie consulenze, può non soltanto lavorare con il materiale onirico, ma anche aiutare ad incubare seduta stante i sogni del cliente per riuscire a comprenderne quali sono le capacità non ancora sviluppate e quali sono le aree in cui si può avere del materiale su cui contare, dei talenti da poter sviluppare. E questo viene fatto proprio con delle tavole oniriche che ho ideato.
L'uso anche dei mandala, l'uso dei mandala specifici in base a quella che è la consulenza che il cliente ci chiede, applicati a una sorta di costellazione da tavolo, in cui faccio creare dei sassolini dedicati, quindi degli archetipi dedicati, con i quali girare all'interno del mandala per estrapolarne il vissuto, per riuscire a capire quello che magari il cliente non ha nemmeno idea che gli sta accadendo e che magari risulta essere quello il problema, la pietra dell'inciampo. Quindi un lavoro a 360 gradi con il colore e con il mio cane che ha avuto un piccolo scontro. Quindi un concetto allargato che ha a che fare anche con l'arte del colore, della forma. Infatti noi lavoreremo tantissimo con la forma e qui mi collego a quella che viene considerata l'arte della forma, che è appunto la Gestalt. La Gestalt è questa tecnica meravigliosa e noi utilizzeremo varie modalità, vari diciamo esercizi e strategie della Gestalt, che non sono magari soltanto quelli più conosciuti della tecnica della sedia calda, che ha dell'incredibile per le dinamiche che si estrapolano, ma anche attraverso dei giochi da tavolo. Con i giochi da tavolo e giocando la gente si sbottona. È possibile giocando che escano magari delle parti che noi non racconteremmo così facilmente, delle parti che magari ci venivano censurate da noi stessi, così giocando. Quindi insegnerò e vi renderò diciamo abili nel poter giocare con i vostri clienti sia nelle sessioni individuali sia in quelle che possono essere le sessioni di gruppo, nella conduzione di gruppi. Ripeto, quello che noi insegniamo qui non è teoria, noi insegniamo un lavoro e penso che sia una rarità, perché spesso ci si ferma su quello che è il concetto del counseling, su quelle che sono magari alcune strategie di comunicazione nel counseling. Noi qui facciamo counseling olistico, quindi inseriamo tutta una serie di attività uniche che io stessa utilizzo con i miei clienti e trovo vincenti e ne fanno di me una carriera che ormai supera i 20 anni di lavoro e che risulta essere un sistema per vivere meglio, efficace ed efficiente. Quindi l'utilizzo anche di archetipi nella Gestalt o le carte domanda nelle consulenze individuali o nelle consulenze di gruppo, oppure anche quella che io chiamo arte pura, infatti non oso insegnarla perché è qualcosa per cui attivi il tuo studente a fare e sono le costellazioni gestaltiche. Le costellazioni gestaltiche uno non le può insegnare, uno le trasmette e quindi io mi sento onorata di poter trasmettere nel nostro counseling l'arte delle costellazioni gestaltiche. Sia individuali, perché si possono fare costellazioni gestaltiche in maniera individuale, sia di gruppo. E poi ancora una delle arti più antiche e capostipite di tantissime tecniche che adesso noi conosciamo, come per esempio la mindfulness o come anche il training autogeno, quindi quello che è stato il capostipite e che crea delle vere e proprie fenomenologie a livello sensoriale di gruppo ed individuali. Sto parlando di una tecnica ormai dimenticata nei corridoi che io ho voluto riesumare, che è la sofrologia, quindi una fenomenologia autoipnotica che è finalizzata all'aumento dell'armonia personale, sia di gruppo sia individuale. E poi ancora che cosa vi posso raccontare? Vi posso raccontare la nostra PNL sistemica. La nostra PNL sistemica ha poco a che fare con la PNL classica, è una PNL olistica, quindi una programmazione neurolinguistica e le basi sono quelle, ma utilizzate e canalizzate in un sistema per vivere meglio, etico. Nella PNL sistemica che abbiamo ideato, noi lavoriamo nella relazione tra uomo e Dio e quindi impariamo che cosa significa questa relazione, qual è il progetto che la fonte aveva per noi e quindi aiutiamo il nostro cliente a recuperare queste informazioni, informazioni che magari uno nelle disavventure della vita potrebbe avere perduto, quindi il progetto dell'anima, ricollegarsi a quello. E inoltre la scienza dei quanti, noi lavoreremo moltissimo per quanto riguarda la scienza dei quanti e come riuscire a comprendere come funzioni la creazione, quindi al di là della legge di attrazione, come funziona la legge di creazione. E ancora il colloquio e le strategie di colloquio per riuscire ad essere sempre più aderenti a quello che il nostro cliente necessita.
Io per oggi mi fermerei qui, magari vi dedico altre puntate, altre dirette per poter parlare insieme di altre materie. Sono tante, sono complesse, non vorrei, ecco, parlarne troppo e buttarle un po' lì, quindi ne approfondirò gli argomenti e le tematiche in altri momenti. Quello che c'è da dire adesso è che noi siamo in partenza con il nostro nuovo gruppo, perché i nostri primi counselor olistici sono ormai intesi, quindi hanno terminato il loro percorso e quindi possono cominciare a lavorare nella relazione d'aiuto, per cui noi adesso siamo pronti per partire con la nostra nuova classe di formazione. E intanto siamo attrezzati per tutte le situazioni, sia anche online sia in presenza. Ormai siamo diventati plastici, come vuole anche la materia che lavora sul counseling, quindi l'essere resiliente, ecco. Siamo diventati plastici, siamo pronti a tutto e partiremo a gennaio, febbraio, quindi i primi mesi dell'anno con la nuova classe, e siamo in questo momento quindi creando l'aula. Quindi se sei interessato a diventare un counselor, io sono qui, il nostro staff è qui, e puoi tranquillamente contattarci e visitare il nostro sito, che è www.humanproject.it. Human, scritto human con l'H davanti, human, project con la I lunga, quindi humanproject.it. A presto! Saluto Nina!